Succede di tutto al Romeo Menti di Vicenza, dove dopo 95 minuti incandescenti la sfida fra biancorossi e biancazzurri termina sul risultato di 2-2, così come nella semifinale dei play-off della passata stagione. Sul risultato pesa la direzione arbitrale di Pezzuto di Lecce, che prima non ravvisa un sospetto fallo sul gol di Lapadula e poi vede nel recupero un rigore per il Vicenza, che sembra almeno dubbio, a corollario di altri errori commessi assieme ai suoi collaboratori. Il pareggio è sicuramente giusto, ma perdere 3 punti a tempo più che scaduto fa davvero male. Avvio di gara emozionante, arriva il rigore per i padroni di casa per un tocco ingenuo di Torreira su Giacomelli con Pezzuto che indica il dischetto. L'ex pescarese tira centralmente e Fiorillo blocca la sfera. Il Pescara appare meno brillante rispetto alle gare con Bari e Salernitana. La manovra lenta e compassata di Valotti e compagni non crea problemi alla squadra di Marino. Alla mezz'ora arriva un lampo di Lapadula che si presenta davanti a Vigorito ma fallisce il gol grazie anche all'ottima risposta dell'estremo vicentino. La squadra di casa però ci prova con maggiore volontà. Il finale di tempo vede ancora emozioni al 41esimo con un colpo di testa insidioso di Elslasny e al 43esimo con Zampano che salva sulla linea un gol quasi fatto del Vicenza. Prima dell'intervallo c'è il tempo per vedere un tiro al lato di Torreira. La ripresa si apre con una super occasione per i locali e con Vita che davanti a Fiorillo fallisce una sorta di rigore in movimento trovando l'ottima risposta del portiere biancazzurro. È però il prologo al vantaggio locale che arriva dopo una conclusione alta dello scatenato Giacomelli e grazie all'ex attaccante della Lucchese Raicevic che fulmina Fiorillo con un tiro preciso ed angolato che non lascia scampo al portiere biancazzurro. Con Verra in campo al posto di Valotti gli ospiti cercano di reagire e finalmente riescono a sbloccarsi con il pareggio con Gianluca Lapadula che di testa mette alle spalle di Vigorito sul perfetto cross di Zampano. I padroni di casa protestano per un presunto fallo proprio dell'ex Teramano in area piccola sull'estremo Vigorito. Alla mezz'ora Lapadula si invola verso il portiere del Vicenza ma si vede ribattere la conclusione con Caprari che poi si arrabbia perché solo a centro area non viene servito. Il gol del sorpasso arriva al 34esimo con Memushai che di destro fulmina Vigorito dopo l'ottimo lavoro di Verre al limite. Finale rovente con l'espulsione di Laverone per un fallo di reazione su Torreira e poco dopo con il cartellino rosso per Memushai che va a commettere fallo e viene espulso per doppia ammonizione. Il finale è ancora più beffardo con il rigore del 2-2 trasformato da gatto. Il Delfino rinvia l'appuntamento con la seconda vittoria stagionale e si lecca le ferite in vista della gara casalinga con il Cagliari dei tanti ex.